Riversamento fognario in un'area compresa tra la Monte Catini e Corso Italia, diverse le segnalazioni fatte da residenti esasperati. Dunque, è già da molto tempo che ci sono questi sversamenti di liquami nell'area, penso che sia l'area delle ferrovie dello Stato, dove vi sono ubicate delle fognature di acque nere, che probabilmente a causa della crescita a dismisura dei fabbricati, delle case edificate, eccetera, probabilmente la fognatura sarà ancora quella vecchia, diciamo non è stata apportata nessuna modifica per supportare un carico maggiore. Questo comporta che negli anni molto spesso si è otturata, non so cosa succede, provocando la formazione di un laghetto che noi abitanti della Monte Catini, anche un piccolo un fiumiciattolo di liquami, che noi abbiamo ironicamente chiamato Shit River o lo Shit Lake, tanto per un po' diciamo riderci anche un po' sopra. Abbiamo segnalato varie volte questo problema, talvolta sono venuti a sistemarlo, adesso è da un bel po' di tempo che nessuno si vede in quell'area. Siamo fiduciosi che intervengono e che intervengono questa volta in maniera strutturale, in maniera tale da evitare che questa, diciamo questo inconveniente maleodorante, che tra l'altro ci impedisce di aprire le finestre, di affacciarci al balcone perché è insopportabile la puzza a seconda da dove tira il vento. E spero che tutto questo venga risolto. C'è anche l'interessamento della politica, si diceva ieri regole di convivenza civile, in questo caso mancano. Sì, in questo caso sono completamente assente, perché un problema ambientale di questo tipo ovviamente in una situazione di normalità non dovrebbe assolutamente esistere. Lì siamo in presenza di una cloaca a cielo aperto che indubbiamente mina la sicurezza pubblica di chi sta in quelle zone, e lì c'è una zona fortemente urbanizzata, per cui i residenti di quella zona hanno il diritto di aprire, come diceva appunto Franco, le finestre e respirare aria pulita. Quindi io ho fatto stamattina, ho protocollato una nota al commissario straordinario, che peraltro è anche responsabile della salute pubblica della nostra comunità, per fare in modo che si intervenga nel più breve tempo possibile e che si risolva effettivamente in maniera definitiva questo problema, perché può creare dei problemi di natura sanitaria molto ma molto pesanti e molto importanti, perché lì ovviamente gli insetti e quant'altro la possono fare da padrone e possono naturalmente provocare detrimento a tutti i residenti di quella zona lì.